ciao. Che andavo a fare dei giri. Ciao, ciao. Fai un po' la fotografia. Sì. Sì, dovrebbe arrivare. Sì, dovrebbe arrivare con un altro nipote. Sì. Io mi chiamo Roberto, sono nipote di questo Giovanni Carminati, era fratello di mia mamma. Nel 11 aprile del 44, il lunedì di Pasqua, è stato preso dai tedeschi. Tornavano dal rastrellamento della Benedicta. Lui pensare che aveva l'esonero in tasca, quindi poteva essere, non aveva nessun problema, non era né militare né partigiano, non faceva parte di quelle famose subcategorie umane, niente. Era una persona normale. Quando li ha visti si è spaventato perché facevano paura, è scappato, quello è stato il suo errore. Quelli l'hanno visto scappare, gli hanno sparato, non l'hanno preso, non so se dire per fortuna, perché avrebbe risparmiato tutto quello che è successo dopo, ma vabbè. Allora a quel punto si è fermato, ma voleva fargli vedere probabilmente l'esonero che aveva in tasca, ma quelli l'hanno caricato su un camion insieme agli altri prigionieri della Benedicta. È finito a Mauthausen. Questo è successo l'11 aprile del 44, è morto il 29 gennaio del 45 in un sottocampo, per la verità, a Gusen, uno dei tanti sottocampi. Ho saputo purtroppo con molto ritardo, adesso io non so esattamente, ma la Croce Rossa di Arolsen ha comunicato dopo un po' di tempo. Un triste aneddoto, mi viene la pelle d'oca, questo era il quarto o quinto figlio di 10 figli, venivano dalla Bergamasca, 5 maschi e 5 femmine. E mia nonna, la mamma, l'ha aspettato perché si diceva che qualcuno magari aveva perso la memoria, o si era fermato chissà dove, insomma l'ha aspettato per anni e piangeva, finché un aneddoto vero questo, finché uno, raccontano qui in paese, ha detto ma Angiolina la chiamavano. Dice perché piangete, si davano del voi, all'epoca era anziana, ne avete altri 9, ma mi manca quello. Ecco, questa è la storia. Niente, noi come amministrazione comunale aspettiamo con molto orgoglio questa giornata di posa in opera della pietra d'inciampo. È un momento che comunque è molto anche intimo, perché comunque ricorda una persona che da giovane è morto in questa bruttissima esperienza e bruttissima parte della nostra storia, che sono i campi di sterminio. È stata una collaborazione importante con la famiglia Carminati, che ci ha visto comunque attivi e che ci vede comunque sempre presenti su queste tematiche, perché crediamo che comunque la tematica in genere della memoria sia debba essere l'argomento che ogni amministratore della cosa pubblica deve mettere nella sua agenda, soprattutto per fare in modo che le giovani generazioni possano conoscere prima ancora di rimanere all'oscuro o a volte indifferenti, come Liliana Segre spesso ci invita a fare, cioè superare questa dinamica dell'indifferenza che insomma copre un pochino tutto e anche queste brutture. Sì, era per la torre. No, no, Giovanni. Sì, quindi vi siete un po' messi d'accordo? Vorrei iniziare questo momento, questa giornata importante per la nostra comunità e per tutti coloro che sono qua oggi e partecipano, con un minuto di silenzio dedicato a tutte le vittime della Shoah e ovviamente dedicato a Giovanni Carminati, che è la persona della quale oggi parleremo.
che ci accompagna in questa giornata, che ha girato già molte località d'Italia e anche di tutta Europa, ci ha chiesto di iniziare la posa perché comunque comporta un pochino di lavoro, e quindi mentre ci sarà ovviamente una serie di ragionamenti su quello che andiamo ad affrontare oggi, lui si sta portando avanti con il lavoro. È una giornata di apertura per quanto ci riguarda, di quelle che sono appunto di quello che è il modo di ricordare continuamente, perché nel mese di gennaio, e non solo nel mese di gennaio, ma a gennaio si concentrano molti eventi, e noi faremo altre iniziative, le facciamo in concomitanza e in collaborazione con una rete di associazioni, Proloco, il cinema, l'AMPI, il Circolo Culturale Il Ponte, proprio perché vogliamo che ognuno all'interno della sua associazione insieme si porti questa memoria. Quindi visto che c'è un buon gruppo di persone, mi piace ricordarvele, perché credo che sia bello per tutti poter partecipare. Quindi una delle prossime sarà il 20 di gennaio, aprirà una mostra nella biblioteca, quindi con la collaborazione del Centro Servizi Culturali, che parla delle donne nella Shoah, quindi questo fenomeno della presenza della donna nella Shoah, cosa ha significato, e sarà aperta per tutto il mese di gennaio e forse anche la prima settimana di febbraio. Il 24 di gennaio avremo, con la collaborazione del cinema, verrà proiettato per i ragazzi del Primo Levi, quindi per le scuole superiori, un film, Anne Frank, Vite Parallele, e anche questo serve per portare nella scuola ai ragazzi delle superiori certi concetti, passare certi messaggi, non negare che sono accadute queste cose e come sono accadute. E poi il 25 gennaio invece avremo una tavola rotonda dove si parlerà proprio di nuovo sulle donne e il ruolo che hanno avuto nella Shoah, e anche questa all'interno del Cinema Columbia. Il 27 gennaio parteciperemo alla giornata promossa al Palazzo Ducale dal Comune e dalla Città Metropolitana, giornata che peraltro ha visto in tantissimi anni la premiazione del nostro istituto comprensivo, che ha sempre preparato lavori sulla Shoah. Io volevo innanzitutto ricordare che qui c'è anche Aldo, un nipote, figlio Marco, di una sorella di Giovanni, e Marco, eccolo, sì. E poi per fortuna ci sono anche i pronipoti. Qui c'è invece la sorella, l'ultima sopravvissuta, erano una decina, dei dieci. 5 maschi e 5 femmine, e lei se lo ricorda, aveva 14 anni quel giorno quando è partito, insomma. Allora, volevo ringraziare il sindaco, volevo ringraziare l'ANE dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, di cui mi onoro di far parte, l'Associazione Alpini, faccio parte anche di quella, la cittadinanza tutta di Ronco. È già stato detto tutto meglio di quello che potrei dire io, ma vi leggo semplicemente due righe che, combinazione, se volete, li leggete oggi sul Secolo. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Questa celebre frase di Primo Levi, ricordata ancora recentemente dalla senatrice Liliana Segre, che è anche presidente della Fondazione Pietre d'Inciampo. Volevo ringraziare poi soprattutto l'artista, Dankeschön, thank you, merci da tutto il mondo. Era il fratello più robusto della famiglia, e che, un attimo, qui c'è la fotografia che mia zia mi passa, e che praticamente era conosciuto perché cantava e fischiava bene. Purtroppo in pochi mesi, dopo essere stato preso vicino al Castello della Pietra, di lì è stato portato poi a Arquata, Bergamo e di lì avanti fino in Germania. Germania purtroppo è durato poco, e qui è la nostra nonna,
scusate, diceva, tutti abbiamo 10 dita, no? Lei aveva 10 figli, però chiunque possa dire di quale dito può fare a meno, ecco, lei diceva, tutta la gente gli diceva, ma avete altri 9 figli, sì, però dite un po' quale fareste a meno, è vero o no? Mi manca quello. Ecco questo. Grazie. Vorrei ricordare anche questo. Purtroppo dopo l'intervento dei partigiani nella trattoria di Creverina, dove è stata uccisa la famiglia, per ritorsione le Brigate Nere sono saliti su in cornè e hanno messo tutta la famiglia Carminati contro il muro con la mitra e hanno buttato giù la roba dalle finestre e l'hanno tenuti chiusi nella casa del fascio giù a Sempre d'Arena per una settimana circa. Praticamente loro si sono beccati anche questo ulteriore 8 giorni di prigione, che ogni tanto qualcuno, mia madre, andava giù a portare giù qualcosa da mangiare e più o meno si salvavano un po' sotto quell'aspetto. Vogliamo lasciare anche quello che è per noi una memoria, perché è un libro che parla di un nostro monte, che governa il nostro paese e non solo, la nostra valle, e contiene la storia della nostra comunità. Grazie. Quindi ancora grazie a tutti e rivediamoci agli appuntamenti sulla memoria sempre, non solo questo gennaio, ma da qua in avanti tutta la vita. Ciao. C'è stata una sparatoria dentro all'osteria di Creverina, una frazione di Isole Cantone. E in questa sparatoria un partigiano è rimasto seriamente ferito e le tracce portavano vicino a casa di mia mamma. E quindi i fascisti, quando sono venuti su, credevano di aver trovato il covo dei partigiani, anche perché c'era un signore di Ronco Scrivia che andava su da loro a cucire e quindi credevano che fosse la sartoria dei partigiani. E quindi da questo è nato tutto, da questa loro deportazione. Hanno lasciato solo mia nonna lì in casa, tutti gli altri sono stati portati giù a San Pia d'Arena. Dopo una settimana, 8 giorni, li hanno, una mia zia che non è stata catturata è riuscita con delle conoscenze a farli liberare. E poi tutti avevano detto la loro versione uguale, non avevano visto veramente niente. Ma a catturarli erano stati i fascisti di Isola, con a capo un certo Pugni, che qualcuno lo vuole redimere, dicono, ma tutto sommato non è stato cattivo. Lei ha visto fra l'altro arrivare a Isola del Cantone Egidio Dedè, a cui è stato dedicato anche delle vie, delle piazze, che è stato ucciso a Vobietta e trascinato fuori dal carro fino a Isola del Cantone, consumandogli la nuca e la schiena. Quindi tanto bravi i fascisti di Isola del Cantone non erano. Lei appunto ha voluto ricordare. No, vogliamo, lei vuole sempre ribadire che non, brave persone non lo erano. Mio fratello è stata la morte di mia madre, perché ne parlava sempre. Non si può parlarne. Raccontagli di quanto vanno preso a Cornarenzo, che vi hanno messo contro il muro. Sì, mi hanno detto, ecco qui c'è la casa dei partigiani, mettetevi contro quel muro che vi uccidiamo subito tutti. Eravamo tutti lì in fila con una mitragliatrice lì davanti, pronta per sparare. Quanti anni aveva lei, signora? Io avrò avuto 12 anni. E poi hanno visto che non vogliamo parlare, ci hanno portato a Isola. E là altre cose a chiedere, ma noi non avevamo visto niente di niente. Allora mi ha detto, non volete parlare, ma domani mattina all'alba uccidiamo il vecchio. Così mio padre di notte a raccomandarci di andare d'accordo, tutte queste cose, e di rispettare la mamma.